E io sono d'accordo, le tasse vanno pagate per ottenere dei servizi. Ora, noi abbiamo talmente tanti servizi e qualitativamente così validi che ho una pena non pagare per i servizi che ci danno, nel senso che purtroppo i soldi, diciamo la stragrande maggioranza, viene utilizzata per pagare il debito pubblico. E allora io dico, scusate, io non posso essere complice di atti criminali, perché nel momento in cui la BCE emette dei soldi a debito nel momento dell'emissione e io che sono il Presidente dell'Italia vado, perché mi servono 10 euro per i servizi, no? 10 miliardi di euro, o 1 miliardo di euro per l'istruzione, o 1 miliardo di euro per la sanità, o 1 miliardo, un euro, mi servono 10 euro. Questi 10 euro li vado a prendere a debito alla BCE, che è la Banca Centrale Europea, istituzione privata, scopo di lucro. Quindi è buona però, ci mette l'1%. Allora, questo 1% dove lo vado a prendere io dall'economia reale italiana? Non esiste. Ma non esiste perché non hanno ancora scoperto la pianta che fa crescere l'euro. 2 o 3 piantine me le portate, io le pago, voglio dire. Quindi la pianta che fa crescere l'euro non esiste. Quindi questi 10 centesimi oggi non esistono in natura, perché i soldi sono il problema dell'umanità, ma questa è un'altra storia, poi magari ne possiamo pure parlare, perché se non ci fossero i soldi avremmo già risolto tutti i nostri problemi. Quindi questi 10 centesimi non esistono e quindi io devo andare di nuovo a chiedere un prestito a debito per questi 10 centesimi e quindi un sistema inflazionistico, tanto a me che me frega, pagano gli italiani. Quindi il debito pubblico è inflazionistico, quindi non può essere ripagato. Questo per dire che la stragrande maggioranza del nostro gettito delle tasse va per ripagare il debito pubblico. Poi ci sono tutti quei magheggi di economie, no? Che sono belle parole, semplici, per dire che ci stanno fregando i soldi e lo fanno a scopo di lucro personale, interessi privati, e un pochino li usano per i servizi. Ma c'è anche un'altra analisi da fare molto semplice, che è questa. Noi abbiamo un servizio sanitario pubblico. Allora, io vivo in Spagna, pago credo circa 50 euro per un'assicurazione che mi dà assistenza sanitaria privata, illimitata, no? Comprende tutto. E vado nelle cliniche. Prego? 50 euro? Sì, al mese. Ok. Mi sembra, non è che sono proprio certo, però sono circa più o meno così. E non pago nessuna struttura privata, ma ho le cliniche migliori di tutta la Spagna. Oggi dovete stare molto attenti alle parole, perché la sanità è pubblica. Voi, chiedo a voi, quando andate a fare una visita o un qualsiasi utilizzo, che cosa vi fanno fare? Vi fanno pagare il ticket. È un po' come dire che l'Italia ripudia la guerra e in effetti facciamo missioni di pace con armi da guerra, quindi la sanità è pubblica ma pagate e quindi è privata, quindi il servizio non c'è, ce lo stiamo già pagando, è solo una grande presa in giro e un giro di parole, è un po' come se io volessi dire voglio rimanere vergine e voglio fare sesso, è un po' difficile. C'è un'altra domanda? Sì, scusi, perché c'è il microfono a destra, poi passeremo a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. Prego. Ce ne avrei 2 o 3, le vuoi tutte insieme? No? Se ce la facciamo, provo a fare tutte e tre e poi al limite se me ne dimentico una me la ricordo. Senti, puoi dire 2 parole sull'affidabile? No. A posto. Questa non so che cos'è. Ah, quindi hai già risposto. Io guarda ti rispondo. Mi occupo dell'associazione Veritas e ho già molto lavoro così e quindi non so neanche che cos'è onestamente, quindi okay. Mi sembra di capire che più o meno tutto fa capo a Equitalia, no? Quindi in altre conferenze era stato chiesto facciamo un servizio per non pagare l'IMU o l'ICI, quello che è, però alla fine se tutto fa capo a Equitalia abbiamo sintetizzato. Si conclude così il discorso, giusto? Beh, diciamo che stiamo creando degli altri abbonamenti specifici per altre problematiche. Faremo anche l'oggetto
per l'IMU, l'ICI, eccetera, però dobbiamo passare attraverso un percorso non forzato ma volontario di consapevolezza, perché io sono certo che quello che stiamo facendo funziona, ma perché l'ho vissuto io in prima persona, e quindi ci sono molte persone che hanno la banana in mano, due o tre case, dicono: oh, ma qua se io sbaglio mi sequestra la casa. Allora, quando sarà scontato e normale che Veritas non è che si è inventata niente ma esercita la legge in conformità al diritto, allora sarà facile pagare un abbonamento per IMU. Ovviamente costerà di più, perché poi è scontato che funziona. Ok. Nel momento in cui uno dovesse ricevere una multa e per inconsapevolezza firmarla, è possibile poi fare il rigetto? Assolutamente sì, perché noi ricusiamo la firma per obiezione di coscienza e libera coscienza, nel senso che tu in quel momento, a parte che è una firma, è una cessazione non consapevole di un contratto commerciale, e quindi è fraudolento già di natura, però in quel momento tu, la tua consapevolezza, la tua coscienza si è svegliata, e quindi non vuoi più essere complice di attività criminali, e quindi ricusi quella firma e rigetti quel verbale che è una proposta contrattuale. Perfetto. L'ultima. Prego. L'iscrizione all'associazione Veritas comporta acquisizione di sovranità individuale, queste cose qui, eccetera, eccetera? Formula meglio la domanda, ho capito cosa vuoi dire, ma è imperfetta la domanda. Mi spiego meglio e ti rispondo della riformula. Tu sei già sovrano, almeno se sei libero, o sei stato schiavizzato e sei qui in concessione del tuo padrone. Non lo so, cioè, voglio dire, se sei sposato, sei stato schiavizzato, non te l'hanno detto. Quindi capisci che ognuno di noi è sovrano di se stesso. Quindi io in realtà non è un'autocertificazione, dichiarazione di sovranità, perché semplicemente elevandosi a status quo di uomo e donna in carne ed ossa, già ti elevi a uno status che ti permette automaticamente di accedere e di attingere a tutta una giurisprudenza già acquisita che tutela i diritti dell'uomo, e quindi non c'è necessità. Quindi un passo avanti a popolo unico. Non so che cosa fa Popolo Unico, e ripeto, io mi occupo dell'associazione Veritas. Questa è la risposta più diplomatica che ti posso dare. Altra domanda? Io tornerei su Equitalia. Prego, scusate. I problemi con Equitalia. Sì, benvenuto al club. Grazie. Hai detto che adesso per legge è consentito a banche e agenzie delle entrate, Equitalia non c'è più, va bene, c'è l'agenzia delle entrate che è il Ministero delle Finanze, prelevare i soldi dai conti correnti. Io so che tecnicamente questo è un pignoramento dell'intero conto corrente. Se io ho un conto corrente dove c'è lo stipendio che ha una funzione alimentare, mi bloccano lo stipendio dentro il conto. Non gliene frega niente se io muoio di fame, e per 2 o 3 mesi è così, io non ho più neanche un centesimo, devo andare a chiedere i soldi in giro. Il contenzioso va in tribunale con i tempi elefantiaci, no? Di tutto quello che è la giustizia. In tribunale ho sentito dire da amici che a un certo punto del giudizio non esiste più la terzietà del giudice. Nel senso che il giudice, per legge, deve essere terzo rispetto alle due parti in controparte, cioè rispetto ai due contendenti il giudice deve essere estraneo. Invece no, perché c'è una giustizia tributaria con giudici che sono persone del Ministero delle Finanze, cioè sono giudici tributari. Quindi non esiste, esatto, la terzietà del giudizio, e questo è una aberrazione tremenda dello Stato e della legge italiana. Quindi siamo in questa situazione. Allora io dico, invece di fare delle cause perse in giro, perché dopo loro si danno ragione da soli, a parte il fatto che il tribunale normale dà sempre ragione a una banca rispetto che al cliente della banca, cioè se la banca mi porta via i soldi al conto con una qualunque scusa, io protesto, vado in tribunale, danno ragione alla banca. Ha trovato il punto, lei protesta. Allora, ecco, il punto è quello di dire, intanto i soldi li tengo nel materasso,
e quindi non possono prelevare soldi da un conto che è vuoto, oppure mi apro un conto fuori giurisdizione. Le Cayman? No, anche basta con vai nel Liechtenstein. Nell'Liechtenstein, o in Svizzera, io posso aprire un conto, dopo la banca svizzera mi farà un terzo grado, ovviamente me lo chiude subito, però lì so, me lo confermano alcuni funzionari delle banche lì, perché io ho telefonato, mi sono informato, lì non c'è giurisdizione che tenga, non possono pignorare niente. Bene. Ecco, questo è un fatto, quindi era un'informazione che volevo darvi, perché magari... Io la ringrazio per l'informazione, però il problema è a monte, nel senso che se noi partiamo dal presupposto che Equitalia ha effetto giuridico solo perché ha determinato l'escussione di quel credito e quindi le ha bloccato il conto, cioè quelle che lei dice sono soluzioni interessanti che magari io conosco e le appoggio, voglio dire, sono certo che il posto più insicuro dove tenere i soldi sia in banca. Già il materasso mi piace di più della banca, voglio dire, finché io non so dove sul materasso lei fa sonni tranquilli. Quindi voglio dire, sono d'accordo con lei nel dire e affermare che la banca è il posto più insicuro. Questo grazie. Però il problema di Equitalia è che lei deve determinare una posizione giuridica e quindi rendere inesigibile un contratto commerciale. Quindi se vuole capire come si fa a vincere in tribunale, vuole saperlo, non ci si deve andare, perché se io determino un punto fermo, beh, è come un po' una partita tennis, cioè loro mi hanno mandato la cartella di Equitalia, adesso tocca a me, io li ritiro il rigetto, li rimando dietro la cartella annullata secondo articolo 1/308 UCC e altri 12 punti. Ho bisogno della prova certa di credito, di debito, una serie di documentazione che se voi non mi producete entro i termini di legge, che sono 30+1, 60+1, per legge io determino che questa proposta contrattuale è nulla e inesigibile. Quindi loro non rispondono, silenzio assenso, vale per noi, vale per loro, la legge non ammette ignoranza, è uguale per tutti, e quindi in tribunale non ci si va. Se le bloccano il conto corrente, violano i suoi diritti e commettono dei crimini e quindi perseguibili per legge. Allora le denunceremo, per prima gli faremo una diffida e li intimeremo di ripristinare il suo conto corrente. Però se il suo conto corrente sta all'estero, non ha bisogno di dormire sopra il materasso. Penso di aver risposto alla domanda. Prego. Ciao Nam, sono Luigi, piacere di conoscerti. Ciao. Allora, ascolta, la mia più che una domanda è una richiesta, sono in una situazione particolare. Prego. Arriva bene la voce? Sì, sì, perfetto. Allora, io ho provato a fare l'iscrizione all'associazione. Sì. Però ho visto che dei documenti dei prestampati che viene fuori che io in qualche modo devo dare un mandato in esclusiva all'associazione che agisce come soggetto giuridico a tutela legale dell'associato. Solo che io mi trovo in una situazione atipica, in quanto ho restituito tutta la documentazione tradizionale che mi è stata regalata senza consenso dall'azienda che risponde al nome e stato della Repubblica Italiana. Ora, io ho questa esigenza, io mi sarei associato per avere un supporto legale, in quanto come effetto deterrente noi possiamo utilizzare come strumento un'obbligazione risarcitoria. A quel punto qualunque tipo di danno che viene appunto perpetrato a discapito di quella che è la difesa dei diritti umani può essere in qualche modo soggetto di azione attraverso un'obbligazione, ma all'interno del diritto internazionale, perché io non appartengo più alla giurisdizione del diritto positivo, quindi agisco già sul diritto internazionale con l'azione che ho svolto. E ti posso già dire che è tutto quanto documentato, certificato e protocollato, quindi attraverso notifiche e ratifiche. Quindi in questa situazione mia avrei bisogno, ecco, arrivo alla richiesta, non voglio dilungarmi troppo, cerco di comprimere, anche se tutto quello che è successo in questo periodo è veramente molto particolare. Ti do un input, poi eventualmente possiamo anche continuare in privato, va bene? Certo.
Però ti dico questo, che io sono alla ricerca di un legale competente, non solo nel diritto internazionale, ma nell'uso delle obbligazioni. Io posso solo chiedere un supporto legale, perché essendo nello stato di essere umano libero, io ho perso lo stato di soggetto giuridico. Non sono soggetto giuridico, non ho personalità giuridica o capacità giuridica, capacità giuridica come essere umano, uomo naturale. Ok, ho capito. Prendo spunto da questa tua affermazione per dirti due cose. Allora, intanto chiarisco il punto della delega ad agire causam, perché è un punto molto importante, perché fa parte della strategia dell'associazione, nel senso che voi una volta, perché vedete, l'obiettivo nostro è rendervi la vita semplice, quindi nel momento in cui voi rigettate, e lo fate voi come esseri umani liberi e senza documento italiano, perché mica dovete mettere la fotocopia della carta d'identità, quindi tecnicamente io non ci vedo nessun problema che tu come essere umano vivo mi dici che ti chiami Mario Dei Rossi. Io prendo atto che tu ti stai identificando in questo nome e discendenza che è stato scelto, e poi ti lascio, finisco il mio punto. Quindi nel momento in cui tu mandi il rigetto e strategicamente dai la delega ad agire causa a noi e deleghi la tua domiciliazione presso la sede legale che è in Piazza del Popolo 18 a Roma, tu praticamente hai già risolto il problema, perché le istituzioni devono rispondere in conformità ai termini e condizioni delle nostre richieste, che sono appunto quelle di scrivere presso la sede dell'associazione. Ovviamente nel back office oggi no, anche perché ancora sono arrivate attualmente sotto lo 0,5% di risposte e non sono congrue ai termini e condition, quindi non abbiamo nulla da comunicare, finora non ci stanno rispondendo. E quindi partiamo dal presupposto che col silenzio assenso stiamo determinando le nostre ragioni. Domani ovviamente sarete tempestivamente informati e edotti delle risposte delle istituzioni che vi riguardano, se ce ne sono, ma avendo questa delega ad agire causa, noi possiamo, ovviamente seguendo la logica del diritto che abbiamo impostato, mandare documentazione riservata, tra virgolette, che direi un ultimatum file, che non vi deve preoccupare, nel senso che nel momento in cui già avete fatto la dichiarazione di volontà con la firma per determinare il rigetto, dopo è una responsabilità nostra gestire il proseguo di quella pratica e portarla a determinazione positiva, ovviamente. Poi tu hai toccato un altro punto che, se ho capito, si relaziona in qualche modo forse o alla moneta scritturale o al collateral. No, allora prego. Io la mia preoccupazione non è quella di rigettare multe di nessun genere, in quanto nella mia posizione io ho annullato il soggetto giuridico, io ho restituito il codice fiscale, il codice a barre, io l'ho restituito materialmente con firma autografa del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la disposizione di annullamento. Io non ho fatto la richiesta, ho disposto che il codice fiscale... Ma questo va bene in teoria, però in pratica se tu vuoi rimanere sul mondo del commercio ti crea un po' di problemini, quindi io direi che sarebbe forse più strategicamente corretto dire che io ho capito che sono un uomo, una donna, utilizzo con riserva questi documenti che mi sono stati imposti a condizione che non violi i miei diritti inalienabili. Però questa è la mia visione personale, perché io faccio l'imprenditore e immagino che tra di noi e tra tutte le persone che ci seguono e ci conoscono ci siano anche persone che hanno la necessità di fare commercio o vivere comunque nella società, perché quello che tu mi stai dicendo io concettualmente lo posso pure condividere, però ti metto in una posizione di inoperatività rispetto a tutto quello che è il mondo che comunque oggi è presente. Però non ti dico che è sbagliato, ti dico che strategicamente lo vedo un po' troppo deterministico. A riguardo non c'è giurisprudenza, sto ricevendo delle risposte. Vabbè, comunque io direi per non... No. Magari io, allora, poi ci fermiamo, ti do la mia mail, mi mandi qualche
tuo commento e possiamo dialogare. Per... aggiungo per concludere, non tolgo altro spazio, io ho bisogno di aggirare questo ostacolo. Nei prestampati non posso firmare un prestampato dove si specifica che c'è un mandato in esclusiva, perché io agisco in prima persona. Bene. Posso chiedere supporto legale per quelle azioni che poi gli ho accennato, ok? Quindi se c'è la possibilità di aggirare questa formula, diciamo, di un accordo prestampato che non si adatta alla mia situazione, io sono ben felice di trovare un'interazione con i legali che collaborano alla vostra associazione. Va bene? Diciamo che la delega è finalizzata solo ai rigetti che fate congiuntamente con Veritas, cioè le cause di separazione matrimoniale non ci interessano, voglio dire, non è che abbiamo la delega di vita di morte su tutta la vostra personalità giuridica, cioè noi ci occupiamo solo di seguire su delega quelli che sono i rigetti che fate congiuntamente con noi, quindi in ogni caso poi se tu vuoi escludere questa delega vuol dire che quando ci arriverà una notifica ti informiamo che dovrai fare questo, lo farai tu, ma non è un problema, cioè non è vincolante. Altre domande? Ci sono un po' di domande qui, un attimo. Sì, sì, arriviamo da tutti. Buonasera. Un piccolo chiarimento. Se posso. Sì, sì, ma perché non avevo sentito citare il codice? Riguardo all'articolo 651, sì, che lei diceva in relazione al fatto che io non sono obbligata a mostrare la carta d'identità su richiesta, siccome sono andata a vedere su internet e mi veniva solamente il codice, l'articolo 651 del codice penale non stradale, che dice invece, poi lei magari, perché dicevo forse non è questo ma quest'altro, perché lei non ricordo che l'ha specificato, e diceva che su richiesta, se viene se l'ufficiale no giudiziario, cioè se l'ufficiale sul funzionario mi richiede la carta di identità di riconoscimento, io sono obbligata a mostrare altrimenti l'arresto. Obbligata a identificarsi. E adesso mi sono spinto. Comunque guardi, è no, scritto? No, volevo sapere, no, perché io... No, perché c'è anche qualche legale... Per una mia conoscenza, no, perché allora, lì c'è siccome scritto, si parte sempre con la legge, dico se mi oppongono a questo, io volevo solo... Lì c'è scritto che siamo obbligati ad identificarci, che non vuol dire né a consegnare né a esibire. Perché se io dichiaro che sono Michele, figlio di Carlo, del discendente dei Lombardini, sì, ma lei dove è nato? Le dirò al mio paese e quello andrà a cercare in anagrafe e risulterà. Parlo addirittura di indicazioni. Sì, vabbè, adesso non ho gli occhiali perché sembro giovane ma non ci vedo quasi nulla. Grazie. Poi gli passiamo il microfono e ce lo legge. No, era un dubbio. Poi sì, vabbè, quindi è nel codice penale. Sarebbe quell'articolo che cosa vabbè, dice questo penale o stradale? Penale, sì, c'è qualcuno del codice penale. Okay, penale. Ma un'ultima cosa, sì, sì, prego. Un'ultima cosa, ma penso un po' ha risposto vediamo nel senso relativamente al codice fiscale, perché il signore io ho detto l'utilizzo commerciale, io mi ponevo la domanda invece per la parte appunto per l'assistenza sanitaria, perché già un po' questa cosa l'avevo fatta, perché il medico gli dissi io non voglio che ho provato, siccome nell'impegnativa ho messo il codice fiscale e quando vuoi ottenere, no, delle medicine gratuite, lui mi dice se tu mi dai il codice fiscale questo non lo posso fare perché sono obbligato. Quindi in questo caso io chiedo, come ha detto lei, quindi a livello pratico è meglio starsi zitti, cioè sfruttare questa cosa qua. Perché iniziano... È un suo diritto alla sanità. Ecco, lo so questo, però siccome è quel medico, come allora, perché appunto avendo saputo appunto che l'Italia la corporation, il codice fiscale è sotto tre normative americane. Va bene, lasciamo siamo prendere, avanti, insomma che siamo una merce questa cosa qua. Sì. Allora diciamo, allora ho detto beh non lo voglio utilizzare, però in questo caso, come ha detto il signore sinteticamente, cioè chiudiamo un po' il un occhio. Beh, no, non è che chiudiamo un occhio, noi utilizziamo quello che abbiamo con riserva a condizione che questo non violi i nostri diritti inalienabili. Cioè i diritti inalienabili sono quei diritti che nessun ente, governo, società può violare se non gli date consenso. Nel senso in questo caso come mi serviva una medicina che il codice fiscale prenderà la medicina che serve, non è un problema. Allora faccio veloce. Sì.
Accenderiamo, cioè tanto vi seguo, via, bellissimo. Vai. Sono solamente quei tre. Sono solamente? Allora, molto, bollo auto, canone RAI e cartelle esattoriali. Oltre e oltre i vaccini, io e rigetto il rigetto anche io ne ho tanti, signora, però cioè, capisci che no, le spiego, cioè qui io stasera vorrei trasmettervi questo concetto che noi abbiamo standardizzato quelli che sono degli abbonamenti per creare una possibilità di supporto a migliaia di persone, perché questa sera siete più di 100, quindi voglio dire, io se comincio ad ascoltare, non che non la voglio ascoltare, sia chiaro, ma il suo problema, il suo, cioè ognuno ha il suo problema. È impossibile gestire, perché vedete, il problema che c'è stato con la fondazione Amat Bonifacio è che ha fatto tanto che è niente rispetto a quello che serviva. Quindi io credo che oggi, per la prima volta, grazie all'informatizzazione, abbiamo la possibilità, perché voi vi compilate da soli i rigetti, perché ci mettete i campi variabili, per la multa, il giorno, la targa dell'auto, l'importo della multa e il comando che ha messo il verbale. Stampate 10, 12, 15 fogli, fate una bella raccomandata e avete risolto il problema. Se però dobbiamo andare a prendere nello specifico un caso, un altro, allora abbiamo bisogno di un consulente per ogni individuo, che per carità potremmo creare una task force, se vogliamo usare un termine internazionale, di intervento per i casi umanitari più gravi, però dovremmo crearla perché oggi non siamo pronti a farlo. Prego. Ciao. Buonasera. Volevo chiederti una cosa. Ieri sera seguendo il webinar, sì, faceva riferimento, adesso non mi ricordo più quale articolo della Costituzione, che ognuno deve pagare in base al proprio reddito. Non l'ho mai detto, però è vero che esiste questo articolo della Costituzione. Non l'ho mai detto, no? Il numero dell'articolo della Costituzione 157, 53. 53 o 155? Si era per non tirare fuori la tombola, ecco, la va bene. Allora io ti chiedo una cosa, io sono obbligata a fare la dichiarazione dei redditi? Anche tu la fai tutti gli anni, no? Allora ricominciamo. Allora, noi dobbiamo contribuire in base alla capacità contributiva, ma se la nostra coscienza ci impedisce di essere complici di un ente che è palesemente colluso e crea distruzione, per usare un termine semplice, malessere, io non voglio essere complice, quindi io oggi non me la sento di fare dichiarazione dei redditi per coscienza. E quindi l'obiezione di coscienza e il diritto alla coscienza, al culto, alla religione è tutelato dalla Costituzione italiana, l'articolo 2, 3, 19, 21 tombola, l'articolo 53. Quindi capisce che c'è una serie di normative convergenti nella protezione della coscienza, perché ognuno di noi, ognuno di voi, spero che abbia una coscienza. E quindi se noi riusciamo, non dico tanto, ma ad ascoltare il nostro cuore e la nostra coscienza, è tutto molto più semplice. Quindi ognuno farà i conti con la sua coscienza. Io non me la sento di essere complice di attività criminali, di missioni di pace con armi da guerra, cioè non ce la faccio, è più forte di me. E quindi io sono disposto a difendere questa mia coscienza fino alla morte. Penso di aver risposto. Prego. Allora, ciao. Ciao. Due domande così. Al brucio, va. Uno, volevo capire meglio che la Vision diventa. La Vision. Vision. Cioè, siamo di fronte a un crollo monetario, cioè un passaggio a Bitcoin. Insomma, vabbè, sono tante cose. Mi dai un assist, è un gol bellissimo questo. Secondo, la stavo perdendo. Allora, per i nuovi nati. Prego? Per i nuovi nati, visto. I neonati. I neonati, sì, nuovi nati. Neonati. Neonati.
No, pensavo fosse un articolo nuovo che mi mancava. L'atto di nascita. Ok, sì. Ecco, volevo sapere un tuo... Guarda, io sai che cosa faccio? Sai che cosa faccio adesso? Lascio il microfono a una persona presente in sala che ha proprio risolto questo problema, che se ha piacere ti può raccontare come ha gestito l'atto di nascita. La registrazione o la non registrazione all'anagrafe, se era questa la domanda. Sì, e poi tutto quello che... Perché l'atto di nascita non lo vuoi? Volevo capire perché ero convinto di no. Ok, allora vuoi sentire prima della registrazione all'anagrafe atto di nascita o vuoi sentire prima del crollo finanziario, bitcoin, criptovaluta, cartacea, digitale, combinata, terrestre? Facciamo prima la prima l'anagrafe di nascita. Ok, allora se passate gentilmente il microfono, che così, visto che è fresco, fresco, no? Senza dare nomi ovviamente, ma facciamo riferimenti giuridici di quello che è stato fatto. Ovviamente è un nostro consulente, quindi lo vedete, in mondo visione, e quindi prego. Grazie Presidente per la parola. E l'atto di nascita è stato in conformità al diritto internazionale e a tutto quello che riguarda quindi la dichiarazione dei diritti dell'uomo, i trattati di Roma del 50 che poi sono risultati in legge e quant'altro, redatto un atto dichiarativo, quindi un atto sostitutivo di notorietà, dove siamo andati a dichiarare io e la mia compagna congiuntamente le caratteristiche che dovevano avere e le possibilità di diritto che aveva nostra figlia. Ora, raccontarlo così a somme capi non è... Concetto, diciamo. Esatto, non rende l'idea, perché poi la forza la prende quando si legge ovviamente l'atto che è stato scritto. È stata una cosa simpatica presentarsi a depositare l'atto presso il tribunale, perché un po' come dice il nostro Presidente Nam, noi incontriamo sempre in questo momento storico degli esseri umani di fronte a noi e questi esseri umani sono presi da un'abitudine di vita che quando trovano una situazione un po' diversa ci vuole un attimino di spiegare la questione per farla comprendere. E però questo è possibile farlo ed è stato quindi, per concludere il discorso, redatto questo atto dove è dichiarato che nostra figlia è nata viva con tutte le caratteristiche che aveva, che quindi noi siamo i genitori, sono il padre, lei la madre, una serie di cose dove nell'atto di nascita normale non vengono chiarite queste cose, perché tu ben sei fatto la domanda, sai benissimo che la mamma è dichiarata puerpera, che il padre non è padre ma è il dichiarante. Vengono scritti con i nomi in maiuscolo anziché da persona umana, vengono scritti da persona giuridica, cioè tutti questi tecnicismi adesso non stavi a spiegare qui, magari tolgo tempo al Presidente. Anche perché c'ho fame. Però è possibile farlo, è un nostro diritto farlo, quindi noi l'abbiamo fatto. Ok, questa è la domanda facile. Adesso grazie. Sinteticamente, perché è un argomento che tu hai toccato abbastanza articolato, la vision del sistema economico, beh, come ho detto prima, credo che semplicemente il posto più insicuro dove tenere i propri risparmi sia in banca. Dire che il sistema monetario globale stia crollando è troppo semplice, nel senso che è evidente che è solo questione di tempo, perché oggi l'economia globale mondiale si regge sul petrodollaro. Ma è molto lungo l'argomento, nel senso che l'emissione delle banconote verdi serve per tenere stabile o comunque accettabile l'economia americana, che crollerebbe entro le 48 ore nel momento in cui il petrolio non venisse più venduto con l'etichetta USD, perché così tutto il mondo non avrebbe più riserve in dollari e quindi crollerebbe tutto il sistema. Quindi insomma ci sono equilibri di geopolitica internazionale che magari io conosco, non è che non voglio raccontartele stasera, ma neanche sarei il tuo interlocutore più adeguato, perché all'interno della nostra fondazione ci sono anche ricercatori di economie internazionali che hanno fatto anche progettazioni di sistemi di economia per i mercati internazionali asiatici, quindi insomma
cioè conosciamo molto bene la materia giuridico-economica internazionale. Questo per dirti che non è un problema, cioè è evidente che se tu oggi hai dei soldi in banca, io un consiglino te lo darei, spostali, magari comprati di bitcoin, se quelli devono essere la tua riserva di capitale. Non fare trading, te lo sconsiglio, perché metti in rischio i tuoi capitali. Poi puoi metterli, come diceva il signore, sotto il materasso, va bene, però insomma è un po' lungo l'argomento. Noi oggi abbiamo a brevissimo intenzione di aprire, cioè già così, ma sarà solo aperta, la piattaforma di cripto digitale cartaceo combinata Veritas, che ci permetterà di tornare finalmente al baratto senza le banche centrali. Quindi finalmente potremo tornare al baratto, tu hai le pere, io ho le mele, e allora quanto valgono 4 mele? Perché io ti posso dare 2 mele, 2 banane, 2 pere, un pezzo di maiale e un po' di affettato, però è poco pratico andare con un quarto di cinghiale sotto braccio. Quindi sostanzialmente, visto che l'oro poi in realtà è anche pesantuccio da portare, le monete, no? Cioè insomma c'è tutto un discorso storico da fare, che se io ti do un voucher digitale o cartaceo o cripto digitale, a quel punto tu con un telefonino vai, paghi le 4 mele con Veritas Coin o Talento Coin, circuito chiuso interno, moneta complementare e scontistica, quindi poi avremo capacità di spendibilità che potremmo arrivare fino a più 20%, quindi i 1000 euro potrebbero diventare 1200, semplicemente perché nel circuito che riconosce la moneta complementare accettano questa moneta, e quindi noi potremmo dare un 20% in più, per esempio, solo perché fai parte dell'associazione Veritas e quindi fai circolare all'interno del sistema nazionale in questo momento italiano questa moneta che viene riconosciuta e scambiata. Sarà B2B, B2C, business to business, business to customers. Però insomma, adesso ripeto, non è che sono qua per fare una conferenza di economia applicata, se volete faccio un piccolo accenno, ma... quello che tiene ancorato tutto. Prego? Di quel fattore economico è quello che tiene ancorato tutto. Diciamo che è quello che ci ha resi schiavi, nel senso che oggi purtroppo io vi vorrei chiedere, se domani togliamo i soldi, voi continuate a fare lo stesso lavoro che fate oggi? No. Bene, se siete fortunati, sì. Io sì, perché lo faccio per passione quello che faccio, mi diverto un sacco, un po' si vede, no? Quindi voglio dire, alla fine ognuno di noi potrebbe pensare di essere finalmente libero se potesse fare quello che gli piace senza pensare che lo fa per un misero stipendio, che però oggi gli serve. Quindi Veritas e Network Veritas sono il ponte di collegamento verso una nuova era, una nuova società, che è la nostra società, perché se noi non capiamo che c'è un cambio evolutivo oggi, adesso, è un cambio, è un'evoluzione, quindi tu un cambiamento o ti difendi o lo accetti, lo cavalchi e fai surf sull'onda, quindi se poi sei bravo ti diverti. Quindi voglio dire, qui dobbiamo semplicemente accettare un paradigma diverso, e quindi preparatevi a essere felici tutti quanti nel prossimo futuro. Altra domanda per non andare fuori tema, perché... Allora, io una domanda secca, una un po' più complessa. Questo sistema vale sia per gli immigrati sia per gli italiani? Perché non sono esseri umani? Ok, perfetto. Ah, ok, però la domanda qual era? La domanda era questa. Per... cioè, passando il presupposto che non fanno crimini, perché se vanno in giro a dare mazzolate... Ah, no, io parlo di persone che magari hanno un contratto d'affitto, riuscivano a pagarlo perché c'avevano un lavoro, poi licenziati, perso il lavoro, dopo un mese arriva lo sfratto. Per gli sfrattati che hanno firmato un contratto d'affitto e quindi il proprietario gli vuole la casa perché è un privato, quindi è sua proprietà, cosa si può fare? Oppure se la casa è dello Stato, nel senso che è una casa popolare, e comunque ti sfrattano lo stesso se non paghi l'affitto, dopo 2-3 mesi sei obbligato ad uscire, cosa si può fare chi non ha le possibilità di pagare più l'affitto? Cosa deve fare? Questa è una domanda, cioè, che è fuori focus, nel senso che noi oggi ci occupiamo di tutelare i diritti umani, questa potrebbe essere una violazione dei diritti umani, però che cosa si può fare dipende, cioè, ci sono tante strade, cioè, potrei fare un piccolo accenno così, quello che potrebbe essere un po' la vision, no? Per agganciarmi alla richiesta, la domanda di prima, cioè in teoria oggi il sindaco può emettere moneta complementare,
Quindi se lui si rende conto che ha il potere per legge e per coscienza lo dovrebbe fare di dare un reddito di esistenza a tutti gli esseri umani, non di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è un reddito di schiavitù sostanzialmente, allora io do stampo delle banconote garantite da, e conservate presso le caserme dei carabinieri, perché io mi fido dei carabinieri, voglio dire, e quindi a quel punto tu esisti in questo comune, io ti do quanto ti serve per esistere, tranquillo, 1000 euro, un numero, stampo, comune di, che comune? Ancona. Ancona, benissimo, che l'ancora, ci mettiamo l'ancoretta, no? Su Ancona, e ci scriviamo, pagabile, fa un'ordinanza comunale e dice che da domani tutte le attività commerciali e produttive devono accettare obbligatoriamente la moneta complementare. Quindi quello che non ha la casa, solo all'uno del mese, gli danno 1000 pezzi di carta, stampate a colori e paga l'affitto con quelli. Chi ha la casa prende i 1000 pezzi di carta e va a comprare pomodori, va al ristorante, c'è circolazione attiva e siamo tutti felici e contenti. Ma basta avere la volontà. Allora, finché le soluzioni ci sono ma non vengono perseguite per interessi privati, è un problema. Ma quando noi avremo capito che tutti uniti siamo un unico corpo e abbiamo dei diritti inalienabili, beh, allora faremo così. Andiamo ad Ancona, gli diciamo al sindaco, gli mandiamo un'interpellanza, una delegazione dell'associazione Veritas, no? Diciamo, guarda, noi abbiamo 380 associati, quanti siete ancora? 100.000, non lo so. Abbiamo più di 100.000. Bene, allora abbiamo 20.000 associati Veritas. Cioè lei si è accorto che entrano un po' meno soldi, no? Delle multe o no? Allora, facciamo una cosa, visto che noi vogliamo la pace, lei faccia così, noi le diamo questo progettino qua, no? Già fatto, è finito, lei fa una bella commissione tecnica, si prende quanto le serve, una settimana, un mese, un anno, no, un giorno, un mese, bene, questo è il progettino. Poi lei ci dice se le va bene, se lo può fare, conforme alla legge, nel suo diritto a farlo. Lei ha una coscienza, no? Lei capisce che noi siamo... Questa è adesso un po' poco. Aspetta, c'è finisco. E quello ci dirà, mi dispiace, ma non lo posso fare. Allora noi però possiamo fare qualcosa, possiamo fare volontariato. Allora vengo anch'io da Ancona, mi metto, ci andiamo tutti, da tutta l'Italia, perché hanno un po' di tempo, una settimana ci mettiamo in ogni incrocio, facciamo dei baby ritiri e dici Veritas, sei associato a Veritas? No, vieni qua ti spiego, ciao. Allora adesso da oggi tu puoi non pagare, fare. Quando abbiamo il 51% cambiamo il sindaco. È risolto il problema. Ciao, mi chiamo Mauro, sono un imprenditore, sono interessato al pacchetto del commerciale, sì. Vaccini per COVID. Quindi volevo chiedere, i servizi che acquistiamo dall'associazione sono fatturati e deducibili? Tu apri un capitolo molto interessante, che quasi ora di andare a cena. Scherzo, ti rispondo. Vuoi la fattura? Perché mi viene in mente qualunque mente, non so se l'avete visto questo film, no? Il coso delle ricevute. Allora, noi operiamo in conformità alla legge e al diritto. Quindi, tutti gli abbonamenti sono comprensivi delle tasse dell'IVA, nel senso che il fatto stesso che tu l'hai pagato è la ricevuta di pagamento e quindi non è deducibile, nel senso che è un acquisto che tu fai di un servizio, alla prima domanda. Poi, se tu guadagni i soldi, c'è poi tutto l'inquadramento in base alla quantità di denaro che tu andrai a incassare, cioè diciamo a maturare nell'anno, quindi entro i 5.000 euro avrai una ritenuta d'acconto dei 5.000, adesso non mi ricordo proprio tutti i limiti, e quindi dovrai poi aprire eventualmente una partita IVA, ma insomma se guadagni più di 50.000 euro con la promozione dell'Eritas pagherai le tasse. Il 17%. Se vuoi, se la tua coscienza te lo impedisce, io la fattura te la devo fare come società, poi a tua discrezione fare quello che ti rende felice in conformità alla tua coscienza. Cioè, no, non sono stato chiaro, te lo rispiego, rifammi la domanda, cosa vuoi sapere? Se c'è la fattura, non c'è una fattura, c'è una ricevuta di un'erogazione di un servizio. E, giusto? Capito chiaro? Sì o no? Non la porti in contabilità. Io ho la
partita INA, compro un servizio, mi mando PayPal, mi mando indietro. La ricevuta di pagamento con PayPal, poi se serve dedurre l'IVA, cioè comprensivo d'IVA, la fattura, la ricevuta, cioè l'IVA lo detrae. Finito, facile, cioè, adesso lo metto così a ridere. Fare l'ultima domanda. No, ce ne sono altre due o tre, cioè se reggete, io tanto un antipastino me lo sono fatto prima, quindi... Prego. Grazie, buonasera. Volevo un paio di domande. Sì. Uno, ho provato a fare l'iscrizione e si è bloccato sul computer, ho stampato i fogli che dovevano essere rispediti. Praticamente c'è stato un errore sul computer, non andava la linea. Ok. E quindi non so a chi posso chiedere. Alla Telecom. Abbiamo un supporto tecnico all'interno della piattaforma via chat. Ho provato due o tre volte a mandare messaggi, mail, sì, verrà contattata, ma ormai è una settimana. Ok. Praticamente non sono stata. Ma quindi il problema è della sua connessione internet o è nostra? No, perché... è del server, non andava. Vabbè, comunque questo lo risolviamo. Non sono mai stata ricontattata. Ok. Grazie. Due, quando parla di Equitalia, cartelle sattoriali, parla solo di cartelle sattoriali oppure anche di... perché dopo la cartella esattoriale arriva la busta verde, quindi l'atto giudiziario da seguire. Parla anche di quello, sì o no? No, noi attualmente oggi rigettiamo le, solo le cartelle. Okay. Poi stiamo preparando un protocollo anche per gli atti. Okay. Ma non è operativo oggi. Okay. Un'altra quindi cosa. Prevenzione, diciamo, più che cura al malato. Benissimo. Invece per l'atto di precetto che cosa c'è a disposizione? Sempre niente ancora, perché stiamo preparando tutta una serie di procedure che comprendono questa casistica, che però deve essere centralizzata, perché altrimenti avremo bisogno di un esercito di consulenti, commercialisti, segretari che stanno lì a verificare un documento uno alla volta. Quindi stiamo centralizzando e standardizzando. Capisco che le esigenze sono svariate e numerevoli. Cercate di resistere, voglio dire, noi stiamo facendo del nostro meglio, quello che vi chiediamo è di aiutarci ad accelerare, quindi cerchiamo di darci una mano assieme per raggiungere un obiettivo comune, cioè riuscire a sbloccare più abbonamenti possibili, darvi un miglior servizio e supporto, perché se promozioniamo e coinvolgiamo più persone è più facile per tutti. Però dall'atto del suo sapere, l'atto di rigetto, l'atto di precetto è possibile farlo sì o no? Non ho capito la domanda, mi scuso. L'atto di rigetto che si fa sulle multe, certo, o sulla cartella esattoriale, certo, io da comune, tra virgolette, cittadina, può essere... Guardi, fin tanto che non mettono la pena di morte, finché c'è vita c'è speranza. Grazie mille. È la verità. Volevo sapere se è possibile prendere il TFR dall'azienda senza tassazione da, diciamo, usuraio. Tutto è possibile nella vita. Cioè c'è bisogno di un atto che io faccio all'azienda? Devo rispondere come ho risposto alla signora di prima. Cioè, è possibile? Allora, però... noi stiamo anche studiando la possibilità di richiedere il 100% dello stipendio, quindi il lordo, perché è un nostro diritto. Cioè, io perché devo essere tassato alla fonte per dei servizi che ho, una pensione che neanche mai riceverò? Allora, tu dammi tutti i soldi che mi spettano, io ti dichiaro, ti metto nero su bianco e per legge che non voglio aggravare il sistema sanitario nazionale perché avevo una convenzione, cioè stiamo lavorando anche in questa direzione, ma ripeto, non sono protocolli attuabili in questo momento, quindi tutto è possibile, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Però faccio anche un appello. Contatto diretto però con l'azienda in questo caso. Prego? Faccio un contatto diretto con l'azienda che poi io sono responsabile verso lo Stato, cioè nel senso sono io. Certo. Che beh, adesso ancora non abbiamo strutturato tutto, però il meccanismo è questo. Certo, l'ideologia è quella che lei si assume la responsabilità di garantire un mantenimento di un servizio a pagamento, che lei si impegna a preservare il pagamento fin tanto che. Un po' come il discorso con lei con l'avvocato, cioè sono io responsabile. Certo, ognuno di noi qui è responsabile delle proprie azioni, congiuntamente e disgiuntamente col proprio coscienza. Buonasera. Buonasera. Allora, due domande. Prego. Prima, con passaggio Equitalia, agenzia delle entrate, sì, riscossione, credo che non sono l'unico ad aver ricevuto
un riepilogo di tutto quello che uno c'è da pagare, no? Il riassunto. Il riassunto. E nel caso io vado a scaricare il modulo per il rigetto, no, della cartella, sì. Però in questo riassunto c'ho più voci. Sì, c'è più cartelle. Dici. Più cartelle. Che devo fare? Un rigetto per ogni cartella? No. No. Allora, i rigetti attualmente possono supportare fino a 30 numeri di cartelle. Abbiamo una quotazione, medaglia di bronzo entro i 100, d'argento 300 e 200 atti. No, aspetti, non rida, perché qui stasera ho sentito uno che era tontotto e voleva la medaglia. Ho detto, sei a bronzo, perché abbiamo già chi ha 300 cartelle. Quindi rispondo alla domanda dicendole che ogni compilazione... Chi è che ride così di gioia? Te l'avevo detto che era contagioso, che era una felicità. Allora, fino a 30 può fare un atto, poi se ha 300 cartelle deve fare 10 atti. Okay. Però con l'abbonamento non è in questo momento vincolante rispetto all'importo, nel prossimo futuro, fra 10 giorni sarà vincolato al totale. Che l'epilogo che mandano, non so se c'ha un identificativo che riguarda tutta, sì, la situazione. Però lei deve rigettare ogni singola cartella. Ah, quindi ne... sì, vabbè, quindi... deve mettere dei numeri in più. No, sì, sì, d'accordo, tanto voglio dire. Sono numeri. Poi volevo capire la definizione di reato. Crimine. Crimine di reato o. Perdita, danno e frode. Perdita, danno e frode. Ok. La partita lì, la. L'IVA è una partita di giro, no? Imposta valore aggiunto. Imposta di valore aggiunto, quindi. Chi è che ha aggiunto il valore? Ah, non lo so. Lo dico io, dico lei che abbiamo fatto business, quindi è un'imposizione ingiusta. Quindi io mi metto fattura perché devo riscuotere e per legge mi devono applicare il danno IVA. Io però non la verso, non verso niente, né tasse né niente. Che succede? Ho fatto una frode quella, non lo so. Allora, la frode la fai se non chiarisci la posizione prima, nel senso che se tu fai una ricusazione dell'IVA e tu informi il tuo fornitore, il tuo cliente, che tu non vuoi né versare, né pagare, né incassare, né pagare l'IVA, non hai creato perdita a nessuno. Nel momento in cui però quel tuo cliente ti vuole pagare l'IVA, tu glielo dici, a quel punto è lui che ha accettato i tuoi termini e condizioni. Ah, certo, gli attuali... Vanno a fondo perduto. Esatto. Ok, facciamo l'ultima domanda. Siete d'accordo? Sì. Anche perché, insomma, non so come sta. No, adesso fate le battute. Io posso andare avanti quanto volete, nel senso che sono a vostra disposizione, però immagino che... Che si fa no. Esatto. Quindi volete fare un'ultima domanda? Prego. Scusate, scusate. Poi dopo facciamo un bel applauso alla fine, eh? Prego. Buonasera, io sono Sonia. Sonia Gatti. Buonasera. E volevo un'informazione, c'è mio marito che a seguito, cioè, gli hanno fatto interrompere un lavoro, 100 stazioni, gli hanno fatto chiudere un dopolavoro dopo 37 anni che lui lavorava lì e si è trovato senza lavoro, con tanti debiti e un po' la testa l'ha persa e purtroppo è tutto a nome suo, la casa, le macchine anche se sono vecchie, le bollette, il canone RAI e io e mia figlia abbiamo parlato, grazie a Pier, di questa possibilità, però come diceva lei c'ha quel meccanismo che per paura non ha ancora accolto questa bellissima possibilità. Allora noi con molta calma gli abbiamo dato queste poche spiegazioni che siamo stati da Pierre che ci ha spiegato questa cosa e ieri gli ho detto ma se tu darsi la delega a me perché anche domani deve andare a Equitalia e ha detto che ci vorrà due vite per poter risolvere tutto il suo problema e anche di depressione poi. Allora gli ho detto, ma se tu dedichi a me tutto ciò che è tuo e lo metti per iscritto che io mi interesso a questa cosa e mi associo a lei con l'aiuto di mia figlia, posso dargli una mano a quest'uomo? Allora,
mi riservo di analizzare la sua situazione, perché oggi è un caso che non è mai successo. In teoria, a parte che insomma credo che forse se ci fa ballare 10 minuti risolviamo prima di andare dal notaio a fare una delega depositata, autenticata, eccetera, eccetera, oppure un'altra strada che oggi, adesso ripeto, sono un pochino anche stanchino, no, non è che cioè, ho proprio la risoluzione del suo problema, tac tac. No, diciamo che se lei vuole io posso studiarmelo un attimo, ma credo che la cosa più semplice sia dare un consenso informato, cioè informarlo, quindi se lei vuole io le do già la mia disponibilità personale, compatibilmente con tutti i miei impegni, a farci due chiacchiere, se lei è d'accordo. Dopodiché noi dobbiamo rispettare la volontà altrui, quindi se suo marito proprio non ce la fa a sentirsi libero, io non posso obbligarlo a essere felice libero. Quindi capisce che io devo rispettare la volontà di ognuno di noi, voi, noi, tutti. Certo. Quindi in ogni caso, tecnicamente credo che sia possibile, ma c'è da fare una serie di procedure che sono molto più articolate che non fare una telefonata di un'oretta. Certo. Io sono disponibile, se vuole, se posso essere utile in questo modo così, le dico già che sono a sua disposizione. Grazie, prego. Grazie tanto.